Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. È da poco terminata la seduta e noi andiamo subito a vedere i temi del sommario di questa puntata. Nuova legge in Toscana che disciplina la radiocomunicazione. L'aula di Palazzo del Pegaso ha dato il via libera alla modifica della legge regionale numero 49 del 6 ottobre 2011, disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione. L'atto è stato illustrato in aula dal presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis e, secondo la commissione stessa, tiene conto della necessità di colmare il digital divide e assicurare la salvaguardia della salute e dell'ambiente. L'ambito in cui operano le regioni in questo tema è limitato e le modifiche alla legge vanno nella direzione di poter assicurare un servizio migliore anche nelle aree più marginali e oggi non ben coperte dai servizi, e si pone inoltre l'obiettivo di dare degli strumenti ai comuni per la pianificazione territoriale che favorisca la miglior localizzazione degli impianti nel territorio, così che possano essere individuate le zone preferibili e quelle non idonee all'installazione degli impianti. Abbiamo cercato di cogliere appieno lo spazio che ci viene affidato dalle competenze che spettano alla Regione. Non è competenza regionale il grado di emissione delle onde elettromagnetiche, le tolleranze. Questi sono provvedimenti che lo Stato provvederà in maniera innovativa a breve. Sono già stati annunciati innalzamenti dei limiti e delle soglie di accettabilità dei campi elettromagnetici, ma alle regioni compete la guida e la costruzione degli strumenti idonei a garantire la qualità del servizio. La qualità è un concetto ampio che prevede la qualità della connettività, la latenza, i tempi nei quali si riesce a comunicare e a interagire con gli strumenti che l'elettronica mette oggi a disposizione. E anche il nostro compito è quello di far sì che siano al meglio evitate le sovrapposizioni, che sono leggibili ormai sul nostro territorio, ma su tutto il territorio nazionale. I gestori, in assenza di norme, hanno operato cercando di mettere a frutto le leggi del mercato, investono ripetutamente sovrapponendosi laddove il mercato ha più istanze e non coprono le aree, quelle che noi purtroppo chiamiamo aree interne, aree collinari, montane, che sono molto spesso prive di adeguata connettività. Questo è un minimo ruolo che comunque deve essere messo a disposizione degli enti locali e noi faremo il modo, e possibilmente anche incentivandoli, se riusciremo, anche con misure adeguate, anche di carattere economico, perché i comuni si dotino di piani delle antenne, i cosiddetti piani delle antenne. Non tutti le hanno, non tutti hanno contezza della necessità di dotarsene, ma la pianificazione urbanistica, che è lo strumento madre con il quale i nostri enti locali governano il territorio, deve implementarsi anche di questa lettura. La Giunta ha presentato una proposta di legge per modificare la legge regionale 49-2011 alla luce dell'ultima direttiva che impone di fatto agli Stati membri di realizzare le infrastrutture per il 5G, cioè per l'ultima generazione di telefonini, per farsi comprendere, e naturalmente di servizi digitali. È una norma in chiaroscuro perché, al di là di alcune semplificazioni, elimina però dall'obbligo di accatastare nel catasto pubblico degli impianti i microimpianti, che sono quelli in realtà che stanno riempiendo le nostre città. Basti pensare che attraverso le audizioni di ANCI ed ARPAT abbiamo saputo che in Italia saranno installate nei prossimi anni oltre 100.000 antenne e in Toscana non meno di 7.000, il che vuol dire evidentemente che aumenterà il livello di inquinamento elettromagnetico, che dovrà essere tenuto sotto controllo secondo il principio di prudenza che vige a livello europeo.
Come gruppo di Fratelli d'Italia infatti avevamo proposto invece di mantenere, anche su suggerimento di alcuni enti locali e di alcune società che svolgono consulenza per gli enti locali, anche l'accatastamento dei microimpianti invece sono stati esclusi. Abbiamo chiesto che la Giunta continui ad occuparsi delle aree interne, cioè di quelle aree montane e insulari dove il segnale non solo non è di buona qualità come chiede la normativa europea, ma non c'è per nulla, mettendo in difficoltà famiglie, lavoratori e tante imprese che resistono a fare appunto attività anche in zone non coperte dal segnale. E poi abbiamo posto il tema naturalmente dei controlli, perché ARPAT ci ha detto che i microimpianti non sono così impattanti, ma che non ha il personale sufficiente per svolgere già oggi quei controlli che servono a verificare cosa dicono e dichiarano i gestori quando installano le antenne. Qui si crea l'ennesimo problema tra il progresso e l'ambiente, perché è vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa, però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda ovviamente etimologicamente vuol dire fare profitti e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio, ma come politica, come pubblico, noi dobbiamo fare in modo che questo succeda e senza danni alla popolazione, perché sicuramente questo fenomeno delle radiofrequenze con tanti ripetitori potrebbe creare qualche problema di tipo sanitario, quindi anche su quello dobbiamo assolutamente vigilare con attenzione. Ci sono due elementi da contemperare e che questa legge potrebbe fare se solo fosse adeguatamente finanziata, che è ciò che abbiamo chiesto con l'ordine del giorno. L'esigenza di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono da avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche, cosa di cui la Regione parla da anni ma che ancora non è riuscita a fare. Abbiamo una copertura, aree grigie che ancora non sono coperte, e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori, senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale. Però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra, soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro. Quindi di nuovo si tratta di un contenitore importante ma vuoto, e questo è stato il motivo della nostra astensione e il motivo per cui abbiamo fatto un ordine del giorno dove abbiamo chiesto di dare gambe economiche a questa iniziativa, altrimenti la Toscana e soprattutto alcuni suoi territori continueranno a rimanere indietro e saranno quindi poco appetibili sia per le persone che vorranno lì risiedere ma anche per le aziende. Dunque, la Lega ieri è intervenuta anche su questa tematica e ha votato contrario a questa proposta di legge, in quanto riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni, perché i comuni sono i punti di riferimento centrali. C'è un tentativo di accentrare il potere dell'organizzazione e della messa insieme di quelli che sono le nuove normative che riguardano le antenne, che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche, penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche, con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori. Riteniamo che la normativa, per come è stata modificata, potrebbe ampliare queste problematiche invece che risolverle. Abbiamo presentato emendamenti che non sono stati accolti e che andavano in quella direzione, e quindi inevitabilmente abbiamo votato contrario.
Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione, il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve uno sviluppo responsabile. Ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità, la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne, si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Per questo è fondamentale definire una legge. La Toscana si dota di una normativa innovativa all'avanguardia sotto il punto di vista nazionale e anche internazionale. Devo dire che le tutele previste dalla nostra normativa sono un unicum. Convegno a Palazzo del Pegaso con il tema violenza di genere. Un'iniziativa del Consiglio regionale rivolta agli amministratori locali per investire in cultura, sensibilizzare sul tema al fine di fare prevenzione e ampliare il dialogo. Secondo la Commissione Pari Opportunità, promotrice di questo evento, gli enti locali possono incidere tanto sulla costruzione di una cultura della parità, che è alla base della prevenzione, della lotta alla violenza e ai luoghi comuni. È una prima iniziativa fatta direttamente dalla Fondazione per la Formazione Politica Alessia Ballini. Iniziamo questo percorso, che vuole essere un percorso formativo per gli amministratori, per chi ha il compito, l'onere gravoso di stare quotidianamente sul territorio. Iniziamo da un territorio di frontiera, quello della violenza di genere, in cui l'interrogativo è che cosa può fare la politica su vicende tanto intime, tanto dolorose quanto collettive. Io in questo convegno porto l'esperienza della città metropolitana per la realizzazione del bilancio di genere su 39 dei 42 comuni della città metropolitana. Sicuramente da questo strumento possono emergere indicatori di lettura che possono poi mettere in moto azioni alla politica per davvero dare una risposta concreta a questo tema che davvero tutti i giorni è all'ordine del giorno e sta sconvolgendo l'Italia intera e il mondo. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire per le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema che è un tema culturalmente fondamentale. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi, come me, ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. Permettetemi un ringraziamento sincero alla senatrice Valeria Valente. Ha portato avanti in questi anni un impegno fondamentale come presidente della commissione, un impegno che lascia in eredità una relazione che ognuno di noi deve fare e sentire propria. Solo con un impegno collettivo è possibile riuscire a costruire le condizioni perché tutto questo non accada più, ed è un impegno che ognuno di noi qui deve sentire proprio. La violenza, sappiamo bene, è la punta di un iceberg, sotto la quale c'è tutta quella parte invisibile ma comunque nota e conosciuta, e noi dobbiamo lavorare qui, in quell'ambito della trasformazione culturale necessaria affinché davvero possiamo costruire una società in cui la disparità di genere possa essere un lontano ricordo. Siamo ancora lontani da questo. Credo che le province, in particolare la provincia di Siena, ha lavorato tanto in questo terreno, soprattutto agendo proprio in quell'ambito della trasformazione culturale, della dimensione educativa e formativa. Una mattinata importante, ci auguriamo che tutte le istituzioni, così come il Consiglio regionale e la Fondazione, continuino a impegnarsi su questo terreno. È un terreno difficile e insidioso sul quale purtroppo non conosciamo battute d'arresto, ancora di queste ultime ore altri due femminicidi. Questo a testimonianza di un problema che non necessita soltanto di risposte sul campo penale, repressivo, punitivo, ma soprattutto su un investimento di cultura e di cambio di mentalità. Impariamo a credere alle donne, non giustifichiamo più il comportamento degli uomini, soprattutto promuoviamo tra i ragazzi e tra i più giovani, ma anche tra gli amministratori e le amministratrici, come facciamo esattamente stamattina, una cultura del rispetto. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale qua da Firenze. La seduta del Consiglio è da poco terminata e noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana.
il Consiglio regionale.